Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci qui di nuovo su Car Mechanic Simulator 2021. Allora, continuiamo quello che abbiamo fatto ieri. Allora, vediamo, questa è una macchina sfasciata, non so se questa è da riparare o meno, questo lo vedremo in seguito. Ora ci facciamo un bel giretto della nostra officina. Allora, vediamo innanzitutto, questo è il lavaggio, come ho creduto, perché c'è la pompa e robe varie. Qui. Cos'è questo? Nonno. Ah, verniciatura, questo è il reparto verniciatura dove noi possiamo andare a verniciare le nostre auto. Questa è la nostra, noi cadiamo giù qui, no? Questa è la nostra officina dove noi possiamo andare giù a sistemare la nostra macchinuccia. Allora andiamo a vedere il resto. C'è anche la colopsite che mi chiama. E quindi ora entriamo nell'officina come dove stavamo anche ieri e vediamo cosa ci dice di fare. Sicuramente lì dentro c'è il telefono, il tablet, quello che sia. Oh, ora è tutto completo. Ieri era tutto bianco, ora è tutto. Ok, andiamo qui al telefono. Salve a tutti, il capo non c'è. Ok, accetta l'ordine. Ok, questa è la nostra macchina. Allora, sposta l'auto, il tablet, come dicevo prima, lista degli acquisti, inventario, stato della vettura. E questo poi lo vedremo. Ora spostiamo l'auto, vediamo dove c'è la porta. Sul ponteggio, buono. Ok. Vediamo qui cosa c'è da fare innanzitutto. Vediamo. Allora andiamo. Stato della vettura. Questa è tutta la nostra auto. Potenza originale. E ora vediamo un po' che fa, vediamo un po'. Ecco qua. Oh, ecco, queste sono tutte le cose da fare, vediamo un po'. Allora, cambiare le candele, sono tutti gli obiettivi da concludere. Se ora le selezioniamo tutte, che succede? Quindi tutte le nostre parti diventano blu. Almeno così non andiamo a smontare quello che non vogliamo. Ok, iniziamo a fare questo. Torniamo indietro. Allora, queste sono le cose da smontare. Ah, le nostre candele, la nostra cinta. Allora, iniziamo con le candelette. Tenete sempre premuto il tasto sinistro del vostro mouse. Forse così è meglio. E poi andiamo a vedere. Ok, le candele abbiamo smontato. Ora dobbiamo smontare sta cinta. Grande problema. Ah no, smontiamo questo.
espandiamo questa, addirittura anche questo. Ma guardate cosa da smontare. Questo sembra un po' di svitol, non so come lo chiamate, lubrificante. Ma che c'è sta batteria che rompe le scatolette. Ah, forse da sotto è meglio. Ah, ecco, la cinta smontata. Quindi ora andiamo a vedere. Oh, sono uscito dopo. Allora, candele. Allora, innanzitutto andiamo nel nostro tablet, dove sono i negozi elettronici, dovrebbe essere qui. Allora, come ho visto, sono 4 le candele. Le acquistiamo e la bobina altre 4. Poi qui non c'è la cinta, no. Torniamo indietro, penso qua negozio principale, cinghia. E ora non so quale. Vabbè, intanto iniziamo. Ok, andate sempre col destro, poi cliccate qui sul e iniziate a mettere le vostre candelette, la vostra bobina, candela. Quindi queste sono quelle candele, bobina. E quelle rosse erano quelle di prima, come vedete, e queste verdi che sono al 100% sono quelle di quelle nuove. Ok, beh, qui la candele l'abbiamo sistemato, ora dobbiamo vedere sta cinta. Cinta A14B. Allora andiamo sempre sul nostro tablet. Cinta A14B, dobbiamo comprare questa. Andiamo a montare. Ora dobbiamo rimontare come tutto stava prima. Ok, non so se riesco a vedere, forse. Ok, questo è in buono stato. Certo, non è facile fare il meccanico. 2, 3 e 4 litri. Ok, la puleggia, la cinghia. Oh, quest'altra cinghia, poi quest'altro rullo di tamburi. Beh, qui sembra che abbiamo fatto. Oh no, andiamo a vedere sul tablet e sul nostro BLA. Vabbè, questo deve essere la stick e freni, questo deve essere riguardando. Non so se devo alzare un po' la macchinuccia. No, il bottone di su. Allora, vediamo. Iniziamo a smontare. Non è che ha arrugginito un po' di più. È proprio. Ok, questo. Non so se questo lo devo smontare pure dopo. Dicevo un cuscinetto, ma non so quale cuscinetto sia. Ah, possiamo smontare direttamente anche qui? Ok.
smontiamo, pasticche, disco dei freni, ci vuole nuovo, e mi pare che qui ci dovrebbe essere il nostro andiamo a vedere sul tablet che cosa ci vuole più. No, forse non penso da smontare. Allora biele d'accoppiamento esterno, non so, bobine d'accensione, vabbè, questo è voluto. Allora, vabbè, le candele queste qui le possiamo togliere. Perché le abbiamo fatte. Tutto quello che abbiamo fatto le possiamo togliere. Allora, pasticche dei freni. Disco dei freni, cuscinetto del mozzo della ruota. Ok, iniziamo a fare questo, allora. No, freni qui. Allora, dischi di freni. Penso che quelli dietro ci vorranno. E ne prendiamo questo. Fatto. Allora, questo servo freno, pinza di freni. Disco dei freni, ventilato, mi pare che ho capito. Due. Dietro non so se sono uguali. Poi dove sta? Ci serviva il cosino. Dove sono gli ingranaggi? Facciamo aggiungi. Mozzo ruota anteriore. Questo sta bene. Cuscinetto per mozzo. Vediamo. Eccolo qua. Quindi andiamo sul tablet. Andiamo. Ah, ecco, cuscinetto e mozzo della ruota. Eccolo qua. Due. Perché sicuramente ci vuole anche dall'altra parte. E mettiamo. Ok. Questo sta bene. Le nostre belle pasticche. La pinza. Beh, tutto il resto è bene. Poi andiamo dall'altra parte. Ah, è vero, il cosino qui non l'ho messo. Dov'è, dov'è? Sì, vabbè. Faccio prima così. Questo come si chiama? Biella di accoppiamento esterna. Allora andiamo sul nostro così, andiamo a trovare, vediamo se la troviamo a occhio. Se la troviamo a occhio oppure no. Qui non c'è, qui non c'è, qui non c'è. Ah, eh sì, dobbiamo andare sui freni, no? Ammortizzatori? Eccola qua. Prendiamone due. Poi dopo dietro non lo so se ci vuole o meno. Ecco, infatti non ci faceva sembrare neanche mettere la nostra bella rotina. Ok, usciamo e andiamo direttamente dall'altra parte, facciamo più veloce. Allora,
aggiungi, montaggio dei pezzi, questo sta bene, questo l'abbiamo preso nuovo, questo sta bene, la nostra pasticchette, la pinzetta, il cilindro, i nostri bulloni, e anche qui ci vuole il cosino dietro, eccola qua. E ora mandiamo la nostra bella ruotina. Sembra che questo gioco sia molto carino, anche se è la versione demo. Anzi, siamo qui e andiamo a vedere. Allora, questo fatto, le togliamo la sponda, meno così. Questo dobbiamo mettere. Sponda qui. 1, 2. Ah, solo due cose sono rimaste, quindi sono le pasticche di dietro, se non sbaglio. Allora, iniziamo a togliere i nostri bei bulloncini, 1, 2, 3, 4 e 5. La nostra bella pinzetta. E i nostri freni. Allora, aggiungiamo, perché mi pare che l'avevo preso già 4. Eccoli qua. Tac tac. La ruota è ancora all'80%. E qua è bello che impariamo anche qualcosa di più sulla nostra auto. Non è che siamo radici a smontarla, anzi, però possiamo capire anche se c'è un difetto da dove proviene, almeno. Ok, 1, 2 bulloni, qui ruota. Facciamo vedere questa auto. Abbiamo terminato, vediamo un po'. No. Andiamo a vedere cosa ci richiede più. Qui tutto finito, ok. Le sponde le possiamo anche togliere. Allora, obiettivi aggiuntivi. La bocca è liquida, lavavetri. Cambia il liquido servosterzo. Cambia il liquido dei freni. Allora, questo è il liquido lavavetri. Dobbiamo solo riempire, giustamente. Riempiamo. Facciamo qui, tanto non è che succede qualcosa. Ok. Ma con il serbatoio refrigerante che dobbiamo fare? Cambia liquido freno e cambia liquido servosterzo, quindi non è neanche questo. Questo è i freni, se non sbaglio. Eccolo qua. Ecco, questo fatto. Ora dobbiamo andare a mettere il liquido nuovo nuovetto. Lì c'era il livello max. Ok. E questo serbatoio liquido servosterzo. E questo, vediamo, non sbagliare. Servosterzo, ok, la stessa cosa. Togliamo il liquido vecchio. Ok. E andiamo a mettere quello nuovo. Andiamo al rosso.
ok. Sembra che abbiamo finito, no? Vediamo se c'è qualcos'altro che dobbiamo fare. Sembra che va più che bene. Ok, concludiamo l'ordine. Bene, per oggi comunque ragazzoni abbiamo finito. Qui potete sempre fare gli altri ordini. La prossima è la zuppa, come si chiama lei. Ok, beh ragazzuoli, come dirvi, se volete potete venirmi a trovare sull'altra piattaforma, sono tutti i giorni in live, la mattina e la sera, fino alle 11 in poi, e il pomeriggio dalle 6 e mezza in poi, quindi quando volete venitemi a trovare, anche a fare un saluto. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzuoli!